Comincia con un derby l'avventura in Serie A di Olympus Roma e Ciampino Aniene in un campionato che potrebbe riscrivere i suoi equilibri oppure confermare e allungare il regno dell'Italservice Pesaro. Fischio degli arbitri, parte il derby al Palaolgiata. Diaz, il primo possesso del Ciampino Aniene. Eccolo ancora Liberti, c'è sempre Pina pronto a ricevere lo scarico. Va a calciare Pina, aveva indirizzato bene sul pano lontano. Ancora Oselito in mezzo a tre, difende il pallone, se ne va Oselito, trova Bagadini, bella giocata di Oselito per Marcelinho. Pina, ma subito buon ritmo, Pina salta secco Oselito, calcia ancora Ducci in due tempi, poi prova ad arrivare per un attimo la difesa dell'Olympus, altra conclusione di Diaz a mille all'ora. È Oselito ad incaricarsi della battuta della rimessa. Chiede a Richard di rispettare la distanza, Skinina si coordina per calciare, fatto ripartire l'azione, Batella prova a difendere su Diaz, occhio qui a Richard, lanciato il contropiede, 2 contro 1, Richard non sbaglia il 19, batte in diagonale Ducci, non c'era copertura sul pallone, perso da Batella, si è scatenato il contropiede del Ciampino Aniene. C'è Richard su di lui, bello il pallone di ritorno di Marcelinho, arriva Isgro a lottare sul pallone, 3 contro 1 che si sviluppa per il Ciampino Aniene, Liberti col tocco sotto, Ducci in due tempi, occhio a Oselito, situazione di gioco rotto da una parte e dall'altra, Marcelinho si ferma, ancora per Oselito, adesso è tornata a schierarsi la linea di difesa del Ciampino Aniene, Oselito ha provato ad aprire il mancino. Grande intensità, tanti contatti, pochi falli fischiati. Vediamo se sono un po' queste le indicazioni che gli arbitri hanno ricevuto per questa stagione. Occhio qui ad Achilli, appena entrato libera al destro, porta il pallone, non c'è sbocco, lo trova adesso su Oselito. Pallone di ritorno per Dimas, la sterzata, fa secco Liberti, pallone per Cutruppi, dopo il primo gol in nazionale trova anche il primo gol con la maglia dell'Olympus, Christopher Cutruppi, 1 minuto 49 secondi. Marcelinho fa partire il secondo tempo di Olympus Ciampino Aniene, Oselito e la nuova rimessa laterale per l'Olympus che prova a partire con il piede pigiato sull'acceleratore. Occhio qui però a Portuga, la porta aperta, calcia col destro, è arrivato su di lui Bagadini. Bagadini dentro per Marcelinho, spalle alla porta, arriva Bagadini, casassa per un attimo e poi il pallone che finisce in porta. 18 minuti, 6 secondi, ha messo la freccia all'Olympus con il gol di Antonio Bagadini, 2-1 al Palaolgiata. Prende la corsia centrale, prova ad andare da Bruno, pallone recuperato da Cutruppi in mezzo a tre, prova ad andarsene Cutruppi che è bravissimo a difendere il pallone, Oselito per Skinina, si chiude la transizione dei Blues con il gol di Angelo Skinina, 13 minuti, 30 secondi, l'Olympus cala al tris con Angelo Skinina. E transita nuovamente per i piedi di Lucio Torp che adesso ha campo da attaccare, punta in uno contro uno Bagadini, calcia, trova l'angolo e il gol del 3-2, 11 minuti 57 secondi, dal nulla il guizzo di Lucio Torp che riporta in partita il Ciampino Aniene. Achilli riesce in due tocchi a difendere il pallone, poi occhio al lancio intercettato, Richard solo per un attimo, Dimas, poi ancora Achilli che prova ad andare da Cutruppi, regala a Lucio Torp che la regala a Pina, pareggio del Ciampino Aniene, anche la firma di Capitan Pina, bella giocata dal 3-1, risale la corrente la squadra di David Ceppi, 10 minuti 43 secondi, ha pareggiato il Ciampino Aniene, ha segnato Pina. Skinina la lascia lì per Dimas, altra bella lettura difensiva di Richard, Liberti prova a scappare a tutto campo, chiuso da Dimas che offre a Marcelinho, eccolo Marcelinho che calcia e riporta avanti l'Olympus, mancava la firma del 19, 7 minuti 53 secondi, l'Olympus si riporta avanti con Marcelinho.
Pallone dentro per Marcelinho. Grande giocata di Marcelinho, che poi col tocco sotto ha provato a battere Casassa. Veniva giù il pallaloggiata. Oselito dentro da Marcelinho, spalle alla porta, la lascia lì per Bagadini. Doppietta di Bagadini, 5 minuti 31 secondi col destro, che non è il suo piede. Torna più due l'Olympus con il gol di Antonio Bagadini. Va bene così, Oselito e Bagadini toccano l'ultimo pallone di questa partita. L'Olympus non sbaglia, la vince due volte, porta a casa 3 punti contro un grande Ciampino Aniene nel derby. Vincono i Blues 5-3.